Omnibus. Attualità, religione e cultura. Un caro saluto a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori che sono in ascolto di Radio Carissim Blu da Denise Arcieri. Oggi abbiamo il piacere di avere in linea Maria Dolores Doria, referente regionale del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia per la Sicilia. Ciao Dolores! Grazie Denise, bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Cari. Dolores, tu sei referente regionale del Cammino Sinodale delle Chiese in Italia per quanto riguarda la Sicilia. Io con te vorrei proprio iniziare dal chiederti come le Chiese di Sicilia stanno vivendo il Cammino Sinodale. Che cosa sta significando nello specifico ascoltarsi e condividere questo viaggio? E i segni concreti che secondo te stanno nascendo? Intanto la domanda mi sembra veramente allettante, mi sembra importante, perché da quando abbiamo iniziato il percorso sinodale, una cosa che i nostri vescovi hanno colto subito era proprio l'esigenza di camminare insieme come Chiese di Sicilia. Il territorio è questo, le problematiche sono anche tanto simili e comuni, però è anche vero che poi ogni realtà sociale, politica è diversa. Per cui camminare insieme è stata una esigenza quasi immediata dei nostri vescovi, che l'hanno sentita fortemente e sono stati anche pionieri rispetto alle altre regioni ecclesiastiche. La cosa più significativa secondo me è proprio l'assemblea sinodale delle Chiese di Sicilia che si è svolta a Terracini, a Città del Mare, a metà ottobre, era 13-14 ottobre 2023. Un'assemblea che si è preparata nell'arco di un bel po' di mesi, a cui hanno partecipato rappresentanti di tutte le nostre diocesi, quindi immaginatevi, davvero è stata una vera e propria festa. La cosa originale è anche qua, si capisce che lo Spirito Santo in azione. La cosa più bella secondo me è stata che si è partiti dalle sintesi che le varie diocesi avevano presentato alla segreteria centrale del sinodo a Roma, e presi questi documenti si sono proprio cercate le linee principali, quelli che potevano essere i nuclei tematici su cui riflettere insieme. Strano ma vero, non ce l'aspettavamo, ma è stato un risultato interessante per noi. Non rappresentavano tanto problemi singoli, sai, però piuttosto delle linee trasversali, delle problematiche che in modo trasversale coinvolgevano tutti. E questi grandi cinque nuclei tematici sono stati compagni di viaggio, cosa significa che noi abbiamo di fianco il collega di lavoro, il marito che magari non condivide la nostra scelta di impegno, politica, nel volontariato, in parrocchia, sai, si può anche convivere ma con ideali, con impegni diversi. Il secondo nucleo è quello che riguarda il dialogo e la partecipazione sociopolitica, che è fortissima, no, nella nostra terra, come impegno anche del cristiano a potersi presentare, a poter essere un contributo a livello sociale e politico. Il terzo nucleo riguarda il dialogo tra le generazioni, che significa che i nostri giovani tendono per esempio a disertare sempre di più le comunità o le aggregazioni, i movimenti, che significa che a volte parliamo di iniziazione cristiana conclusa la quale scompaiono. Com'è possibile un dialogo tra generazioni che riguarda anche una novità di linguaggio? Quante volte usiamo parole magari che capiamo solo noi, ma che per i ragazzi sono quasi incomprensibili o perlomeno non riescono a instaurare una relazione. Il quarto nucleo è dedicato alla pietà popolare e al discernimento. La pietà popolare è stata una tematica colta dalla diocesi di Catania. L'arcidiocesi di Catania ha riconosciuto che la devozione nei confronti dei santi, una per tutti, proprio perché la protettrice della diocesi è Sant'Agata, la pietà popolare è fortissima nelle nostre aree. Ci siamo accorti di non essere solo noi, ma di presentare un nucleo di riflessione e su cui fare discernimento
molto diffuso anche nelle altre diocesi che lì per lì non l'avevano messa in evidenza. Il quinto nucleo tematico invece è stato dedicato alla corresponsabilità. Cosa significa essere corresponsabili nella missione? Il sinodo ha proprio interpellato tutti, i nostri pastori, i vescovi, i presbiteri, le famiglie consacrate, i laici, i giovani, in modo trasversale siamo stati coinvolti davvero tutti. Cosa significa a questo punto sentirci tutti corresponsabili in questa missione? Al di là delle differenze o dei diversi servizi che ognuno di noi può rendere, lo scopo proprio, il nostro essere insieme sta nella corresponsabilità dell'annuncio missionario del Vangelo. Ecco, questo era l'ultimo nucleo. E su questi cinque nuclei a Terrasini, tornando all'assemblea sinodale che vi dicevo, ci siamo divisi in tavoli con dei documenti, con delle domande che stimolavano il confronto. Abbiamo proprio provato ad ascoltarci e soprattutto, questa è stata la sfida più grande, abbiamo provato ad ascoltare lo Spirito Santo. I lavori si aprivano con l'invocazione allo Spirito Santo. La nostra richiesta è stata essere docili all'ascolto dello Spirito Santo che parlava in ognuno di noi, dal vescovo, perché ai tavoli sono stati presenti tutti i nostri vescovi, all'impegnata nella catechesi, a chi magari aveva invece un servizio nell'accoglienza dei migranti, davvero a livello più ampio possibile. È stata una vera esperienza di chiesa, con la C maiuscola, perché al di là delle differenze, che come in una famiglia in cui tutti ci assomigliamo ma siamo tutti diversi uno dall'altro, la bellezza di ognuno dava l'armonia dell'insieme. Quindi è stato proprio, a detta di tutti quelli che hanno partecipato, eravamo circa 300 e non eravamo soltanto membri delle nostre chiese, associazioni, movimenti. I vescovi hanno pensato di invitare anche degli ospiti che venissero da realtà esterne alla chiesa. Anche questo, no? È brutto, interno, esterno, vicini, lontani, dobbiamo abituarci a trovare un altro linguaggio. Però c'erano studenti universitari, docenti universitari, giornalisti, rappresentanti di ordini professionali, c'era l'imam dell'unità catanese, quindi davvero una realtà molto molto ampia, in modo da non ascoltarci solo tra di noi ma da confrontarci anche con chi magari vive in realtà e in contesti diversi. Dolores, invece adesso stiamo vivendo la fase sapienziale che mette in primo piano il discernimento, è il momento, diciamo, della concretezza e delle proposte pratiche. Quale contributo vi augurate di offrire come chiese di Sicilia? Mi viene subito in mente quello che ci ha detto Papa Francesco quando ci ha incontrato l'ultima volta. Periodicamente incontriamo il vescovo che si occupa del cammino sinodale e abbiamo avuto questa gioia di incontrare il Papa sia il 30 settembre che prima ancora a maggio. Papa Francesco insiste, ma proprio come se fosse una litania, no? Un ritornello. Non pensiamo di stabilire delle cose che siano monolitiche, che siano granitiche, perché la sfida è essere disponibili a questo intervento che scombina le nostre carte, che è tipico dello Spirito Santo. Quando noi durante uno di questi incontri gli abbiamo detto che non era facile, non riuscivamo a capire, non ci rendevamo conto della meta, lui si è rifatto all'episodio di Pentecoste e ci ha detto: voi pensate a che cosa è successo? Gli apostoli erano lì, non sapevano che cosa fare, non sapevano se uscire, se rimanere chiusi. Gesù non era già più con loro, erano davvero confusissimi. Lo Spirito Santo è riuscito però ad abbattere le loro perplessità, ha scombinato le loro carte, ha superato le loro incertezze ma anche le loro sicurezze, e dall'intervento dello Spirito Santo gli apostoli hanno cominciato ad annunciare in tutte le lingue. Quindi si capisce che questa fase sapienziale, è vero, sembra essere il momento della concretezza, ma sempre con la consapevolezza e con la certezza che è lo Spirito Santo che opera.
Quindi, siccome questo stile sinodale e quindi il compito del discernimento deve diventare costante nelle scelte che opero io come singola battezzata, ma anche nelle decisioni che prendo nel contesto della mia famiglia, nel contesto del lavoro, nel contesto della comunità parrocchiale, eccetera, eccetera, quello del discernimento deve diventare uno stile. Perché se io voglio davvero camminare con qualcuno, voglio continuare a camminare insieme, non posso pensare di fare un passo, di intraprendere un pezzo di percorso e basta. Deve essere proprio ciò che caratterizzerà, Papa Francesco dice, la Chiesa del terzo millennio. Quindi figuratevi, stiamo parlando di una prospettiva che andrà avanti da qui fino al 3000. Sicuramente noi non ci saremo più, sto esagerando, mi capite? Però significa che in questo anni, in questi secoli, dobbiamo imparare proprio a vivere dando la precedenza allo Spirito Santo. Quindi meglio un silenzio in più da parte nostra e l'ascolto dello Spirito Santo, che naturalmente parla nell'altro. E soprattutto Papa Francesco ci dice che parla negli ultimi, i più piccoli, quelli dimenticati, quelli che Papa Francesco chiama lo scarto. Lui è tanto attento, è lo scarto. Non sono solo i poveri, gli anziani, i migranti, sono anche le donne, sono quelli più lontani dal contesto sociale, sono quelli che magari per una serie di imprevisti, di avventure o disavventure si ritrovano soli. Quindi non resta proprio fuori nessuno da questo ascolto. Su questo anche i nostri vescovi sono proprio molto molto attenti. Dalle diverse diocesi che dovranno entro il mese di aprile più o meno raccogliere quello che è emerso in questo anno di discernimento, di fase sapienziale, ci stiamo accorgendo che sono nati a livello di metodo delle proposte che si sono condivise, per esempio la costituzione di piccole equip, di gruppi di coordinamento, non solo a livello proprio diocesano, ma in ogni città, nelle principali città si è sentita questa esigenza. Poi abbiamo invitato esperti, teologi, sociologi, psicologi, su tematiche specifiche, proprio per diventare anche competenti per questi argomenti e riuscire a fare ulteriori incontri di approfondimento. Poi in tantissime diocesi c'è stata la produzione di materiale, schede, vademecum, in modo da aiutare i vari gruppi nei diversi percorsi previsti. In alcune diocesi le missioni sono state fatte proprio per le strade e per le case delle parrocchie, per poter accogliere, ascoltare, accompagnare i più fragili. E in tante diocesi si sono organizzate sia le assemblee diocesane che le visite pastorali concepite e strutturate proprio come esperienza sinodale. Le tematiche sono anche tanto varie. Al vertice, proprio come sentita da tutte le nostre diocesi, c'è quella della missione. E la missione implica poi una novità nelle relazioni, una coerenza di vita e una serietà che coinvolga i giovani, la valorizzazione e il coinvolgimento degli organismi di partecipazione ecclesiale. Mi riferisco al Consiglio Pastorale Parrocchiale, ma anche al Consiglio Pastorale Presbiterale. Una revisione dell'iniziazione cristiana e in generale della formazione, perché ci si accorge che non solo a livello di bimbetto che comincia con la catechesi, ma anche la famiglia, ma anche il presbitero, ma anche la persona consacrata, abbiamo proprio bisogno di una formazione permanente. Un'altra tematica è quella legata alla pietà popolare e a tutto il linguaggio e i significati fortissimi, ma che a volte devono proprio essere spiegati per essere apprezzati, tipici della nostra terra. E la centralità dell'Eucarestia è un'altra cosa su cui ci dobbiamo fermare, perché ci siamo accorti, e anche a volte è emersa questa cosa, che l'Eucarestia è come un sinodo concentrato e il sinodo è una Eucarestia dilatata. Non possiamo prescindere da questi incontri, dalla presenza di Gesù fra noi, perché è dalla sua presenza che sgorga lo Spirito Santo.
che ci fa vivere una esperienza proprio di fraternità e di sinodalità. Qui parte la scoperta della corresponsabilità, perché il dono del battesimo è il regalo, la grazia, il sacramento che rende tutti noi corresponsabili. Dolores, più volte durante l'intervista hai parlato di annuncio missionario del Vangelo all'interno anche della nostra società. Ecco, io vorrei proprio conoscere la tua idea personale. Come secondo te in questo momento la Chiesa dovrebbe riflettere realmente su come favorire l'incontro del Vangelo con il mondo e la società di oggi? Mi viene da rispondere nel modo più semplice ma anche più impegnativo, che è quello di essere così docili allo Spirito Santo che la mia diventa una vita da fratello, da sorella, in cui l'altro che io incontro per me è un altro Gesù e viceversa l'altro che mi incontra incontra in me Gesù. Questa è facilissima da dire come frase, ma è difficilissima poi da vivere, perché significa che io devo fare il vuoto in me, perché ci sia spazio per il fratello che io accolgo e che incontro. I santi ci fanno vedere come è possibile. Penso a San Francesco e a come si spogliava di tutto dentro e fuori, a Madre Teresa, a questi giganti che vedono anche nell'ultimo, nel diseredato, in quello che è abbandonato, nel lebbroso, un Gesù da amare e da abbracciare. Noi magari oggi non abbiamo a che fare con i lebbrosi, ma secondo me anche per il suggerimento che Papa Francesco continua a darci, che i nostri vescovi continuamente ci suggeriscono, sempre più la Chiesa deve essere una Chiesa di Gesù. E Gesù che non ha detto di no a nessuno, che ha accolto tutti, che si è fatto uno con i bambini, con i peccatori e con le peccatrici, con gli stranieri. Ecco, quello deve essere secondo me il nostro punto di riferimento, un paradigma dell'amore, non so come dire in parole semplici, ma credo che ascoltare lo Spirito Santo sarà possibile per me, per tutta la Chiesa, se io riuscirò proprio a fare quel silenzio, no? Quel vuoto. Mi viene in mente la figura di Maria, che volendo ha detto pochissime cose nel Vangelo, però ascoltava Gesù, e quindi il suo ascoltare di Gesù, questo suo silenzio, l'ha resa la sua testimone per eccellenza. E quindi se noi riuscissimo ad essere una Chiesa in ascolto, una Chiesa mariana, penso che potremmo provarlo questo stile, diventare più esperti, ora senza essere presuntuosi, scoprire la bellezza di una Chiesa che è comunione, partecipazione e missione, proprio come ci suggerisce il titolo di questo sinodo. Dolores, ti ringrazio per essere stata con noi, aver condiviso i tuoi pensieri e averci raccontato anche nello specifico come le chiese in Sicilia stanno vivendo questo importante momento di condivisione, di cammino insieme. Grazie a te, grazie a tutti voi radioascoltatori, buon cammino, continuiamo a camminare insieme. Assolutamente sì, continuiamo a camminare insieme. Ringrazio e saluto tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri. Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.